Giornata intensa quella di oggi in Abruzzo per Enrico Letta, il segretario nazionale del PD, ha partecipato in mattinata e parteciperà nel pomeriggio a diversi incontri. Dopo essere stato a Martinsicuro è arrivato alle 12.30 a Pescara per inaugurare la nuova sede del PD Abruzzo in via Tiburtina Valeria 144 assieme ad una rappresentanza del partito regionale, provinciale e comunale, delle donne democratiche e dei giovani democratici. Molto contento di poter aprire una nuova sede regionale, per noi è un segnale molto importante, il Partito Democratico apre le nuove sedi, il Partito Democratico ha nuovi iscritti, il Partito Democratico si rilancia, fa tante agorà democratiche, credo che sia un buon segnale perché io credo molto a un partito di popolo. Per noi essere un partito che esce dalla ZTL dall'inizio è stato l'obiettivo fondamentale che mi sono posto, il partito della prossimità, il partito delle periferie, il partito che cerca di rilanciarsi e di rilanciare soprattutto una presenza fatta di giovani, fatta di donne. Sono molto contento che questo sia quello che stiamo cercando di fare qui a Pescara, così come stiamo cercando di farlo in tutta Italia. In un momento molto particolare della nostra vita nazionale, noi ci troviamo in un'alleanza assolutamente inedita, unica e che non si ripeterà mai più. Aggiungo anche che tutto si svolge in un momento drammatico per la guerra. Noi vogliamo che la guerra termini il più presto possibile, ma crediamo che sia importante sostenere con l'unità di tutti i paesi europei e con l'unità del paese lo sforzo per bloccare l'invasione russa. Aspetta, Letta, i salari, un tema di indubbia rilevanza sociale, non aumentano, anzi diminuiscono. Come si fa? Noi abbiamo posto la questione salariale come la grande questione nazionale oggi. Questo per due motivi. Il primo motivo è che in Italia i salari sono rimasti fermi a come erano sostanzialmente 20 anni fa. Contestualmente l'inflazione per la prima volta da 30 anni a questa parte è ripartita, ha raggiunto quasi il 7%. Se mettiamo le due cose insieme l'effetto è un effetto terribile. Quindi bisogna intervenire su entrambi gli aspetti. Ridurre le tasse sul lavoro per dare più soldi in busta paga ai lavoratori e per rendere anche più agevole dare lavoro da parte dei datori di lavoro, da parte delle imprese, delle piccole e medie imprese. Poi il ragionamento sui giovani. Non è possibile che oggi i primi lavori siano sempre stage gratuiti, tirocini gratuiti. Noi vogliamo abolire stage gratuiti e tirocini gratuiti. Altro tema fondamentale, dobbiamo ridurre il tasso di precarietà, quindi rivedere le tipologie di lavoro che oggi purtroppo tengono così alto il tasso di precarietà. Per noi questione salariale è fondamentale, accanto a questo ovviamente c'è anche l'impegno ad arrivare al salario minimo come hanno fatto in Germania, come fanno oggi in Australia, tutti i paesi che sono simili al nostro, che hanno fatto una scelta che anche noi dovremo fare.